siamo alla fine della partita Agon-Sawoka-Nimina, 7-2 il risultato finale, quinta partita, quinta vittoria e prima in classifica. Sì, è stata una partita abbastanza tirata, anche questa, nel primo tempo. Il Limina, secondo me, è una buona squadra con degli buoni elementi. Però anche in questo caso, nel primo tempo, devo dire, abbiamo fatto un buon possesso, abbiamo gestito bene la palla e siamo andati a fare male nelle occasioni giuste. Oggi una partita in cui avete subito due gol, cioè in una partita avete subito, cioè, due gol quando in quattro partite erano solo due. Sicuramente abbiamo subito due gol e ne siamo un pochettino scontenti di questa cosa, però abbiamo subito questi due gol in maniera un po', diciamo così, casuale, non sono stati dei gol che abbiamo subito su azione, su ripartenza o attraverso delle pecche difensive. Cos'è successo? Su 4-0 c'è stata una piccola rimonta, diciamo, dell'Imina che si è portata su 4-2. Soprattutto il secondo gol dell'Imina è un contropiede micidiale che dovrebbe far riflettere per le prossime partite. Sì, quando si subisce un gol in questo sport si perde qualche certezza sicuramente. Abbiamo perso un attimo l'abbrivio e su un calcio di punizione a favore nostro abbiamo sbagliato un appoggio e abbiamo subito un gol su ripartenza, può Poi succedere anche. ovviamente si è scatenato mister Ninni Annibale Mazzeo. Ninni si è scatenato, ha fatto bene come tutti i suoi compagni di squadra. Devo dire che è stata una vittoria sicuramente del gruppo, non dei singoli. Lui, come tanti altri, ha dato il suo apporto tecnico e quindi siamo ben contenti di questo. Adesso vi aspetta una ostica trasferta la prossima settimana a Sant'Alessio con la parrocchia Sant'Alessio. Come Sì. vi state preparando? Beh, ci stiamo preparando come sempre, in settimana proveremo quello che abbiamo preparato fino a questo momento. E la parrocchia Sant'Alessio è una buona squadra sicuramente, io ho avuto modo di vederla solamente in un'occasione, però mi è sembrata che abbia dei buoni elementi e Possiamo quindi. dire un buon test per voi che può dare una prima indicazione sul valore dell'Agron Sawoka? Sì, assolutamente sarà un buon test per l'Agron, ma sarà un buon test anche per la parrocchia, senza dubbio. Attualmente la classifica parla di tre squadre appaiate in classifica, cioè Team Scaletta, il Gnacchi Giardini, voi e la Parrocchia è a due punti. Diciamo che sono queste quattro squadre ormai che alla fine dovrebbero lottare per primo posto e per i playoff. Sì, mi sa che a questo punto già la classifica si stia cominciando a delineare. Sicuramente queste quattro squadre che hai nominato tu sono quelle che a mio avviso hanno un qualcosina in più rispetto alle altre e si lotteranno sia il primato che i posti per i playoff. Ok.